Accanto a me il consigliere Tumbiolo del gruppo Liberi in maggioranza con il sindaco Cristaldi, un consiglio comunale, quello di oggi, che ha messo in luce molti aspetti della problematica del depuratore comunale. Il dirigente dell'ARPA, quindi che è venuto a rappresentare l'ARPA, ha detto che il problema sta nella vasca di ossidazione che non funziona. Invece i dirigenti del comune hanno detto tutt'altro. Dove sta la verità? Allora, diciamo che, come hai detto bene tu, l'argomento è molto complesso e andrebbe sviscerato con tempistiche decisamente lunghe. Nel breve possiamo dire questo, che vi sono alcune anomalie che sono state riscontrate e che il Comune ha già provveduto in parte a risolvere e in parte sta risolvendo e risolverà, diciamo, quindi prossimamente. Però mi preme sottolineare una cosa, perché poi, oltre al problema tecnico che tu hai evidenziato della vasca, che ripeto viene risolto, non è quello il problema, bisogna evidenziare una tematica e un argomento assolutamente importante da spiegare ai nostri cittadini, cioè quale. L'impianto di depurazione che noi abbiamo a Mazzara nasce molto più di 20 anni fa, ecco, non sono preciso sulle tempistiche, ma parliamo di un impianto che nasce negli anni 80, quindi siamo anche oltre i 20 anni, quasi 30 anni. Ecco. Questa amministrazione, 5 anni fa, 6 per l'esattezza, quando è entrato per la prima volta in carica e quindi ha cominciato ad amministrare la nostra città, ha assolutamente capito che bisognava svoltare. In che senso? Non si poteva non avere un depuratore in città e non si poteva non averlo per una questione solo di etica, ecco, chiamiamola così, ma perché la Comunità Europea ormai ha imposto delle leggi da molti anni molto rigide che impongono che tutte le città depurino ciò che producono, cioè i reflui che ogni città crea, quindi dal punto di vista sia abitativo che anche industriale, devono essere depurati e devono uscire dal depuratore in condizioni assolutamente sane. Questo perché non si può, nel 2014, periodo in cui ci troviamo, scaricare in mare, come in questa città avveniva fino a qualche anno fa, reflui di natura assolutamente tossica e quindi si metteva in serio il rischio alla salute dei cittadini. Dice il problema che viene fuori oggi in Consiglio Comunale è quello che probabilmente c'era una mancanza anche ancora di autorizzazione da parte degli uffici regionali all'autorizzazione agli scarichi. Mi riassumo dicendo che la richiesta è stata fatta non pochi mesi fa, ma quasi 2 anni fa, e che purtroppo per cause di tempistica che non sono problemi da poter addebitare al Comune ma regionali, le autorizzazioni arrivano solamente qualche mese fa. Il Comune cosa fa? Chiede agli uffici regionali di fare presto, perché, ripeto, siamo assolutamente già in mora nei confronti della Comunità Europea e in attesa che arrivi l'ufficialità in maniera ufficiosa la Regione dà l'ok. L'amministrazione si prende una responsabilità molto forte e io di questo, come posso dire, gliene do atto, di cominciare ad attivare l'impianto di depurazione per far sì che tutto ciò che è stato fino a quel giorno commesso in maniera illegale, cioè di buttare tutti i reflui nel mare, non avvenga più, o comunque avvenga in maniera molto, molto, ma molto più ridotta. Quindi con cosa voglio concludere? Cittadini, cercate un attimo di capire quello che è successo. Ripeto, questa amministrazione vuole sanare una situazione, viene accusata semplicemente su tempistiche o su cavilli burocratici, qualcosa che a mio modesto avviso è assurdo, è qualcosa che dovrebbe assolutamente essere superato dalla buona etica che ognuno di noi dovrebbe avere. Una domanda che sorge spontanea, che ovviamente non si può non fare. Si è aspettato quasi 30 anni per accendere il depuratore, si potevano anche aspettare altri 6 mesi magari, perché da marzo a settembre è arrivata l'autorizzazione. Per quale motivo non si è aspettati 6 mesi? Non avrebbero cambiato chissà quanto? La sua domanda è pertinente ed è stata fatta in consiglio, diciamo le cose nel loro nome. Molti hanno evidenziato questa tempistica in un discorso di campagna elettorale.
Il suo volto mi fa pensare che anche lei la pensa così. Io mi permetto di dire che noi la richiesta l'abbiamo fatta quasi 2 anni fa, e 2 anni fa non c'era campagna elettorale. Se 2 anni fa la Regione ci avesse dato, dopo una settimana, per come dovrebbe fare su queste tematiche, l'autorizzazione, noi il depuratore l'avremmo aperto 2 anni fa e non a 2-3 mesi dalla campagna elettorale.